Eccoci qua, buonasera a tutti. Oggi iniziamo questo nuovo percorso di webinar dopo la pausa estiva e iniziamo con un argomento, come al solito, con uno spiccato focus all'internazionalizzazione. L'argomento di oggi è appunto la gestione, la consulenza in materia di registrazione del marchio e delle proprietà intellettuali, sia per quanto attiene l'attività domestica delle società italiane, ma anche e soprattutto, come dicevo poc'anzi, con un focus all'internazionalizzazione. Ne parleremo oggi con tre esperti del settore che vi andrò a presentare, non prima aver dato la parola ai nostri ospiti per i saluti di rito, quindi io cederei immediatamente la parola alla presidente di IUIA, dottoressa Erika Cresti, che per i saluti iniziali e per il dare il via ai lavori di quest'oggi. Grazie mille Gaetano, anzitutto il ringraziamento va a te che hai reso possibile la realizzazione di questo webinar e quindi da parte mia e da parte di tutta l'associazione, da parte di IUIA, il più grande ringraziamento. Ne approfitto per fare un brevissimo saluto perché il tempo a disposizione effettivamente non è molto e i relatori hanno degli argomenti molto interessanti, per cui siamo tutti orecchie. Semplicemente vorrei ringraziare come sempre la nostra Unione e la Fondazione Centro Studi, qui rappresentate dai due presidenti che mi seguiranno nei saluti istituzionali. Siamo un trio, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, che siamo a servizio dei giovani commercialisti, come dicevo, ciascuno nell'ambito delle nostre competenze. A noi di IUIA, il compito di formare e di, permettere ai giovani colleghi di affacciarsi a questo mondo dell'internazionalizzazione nei suoi vari aspetti. Ci crediamo fortemente che questa sia una delle competenze che dovremo assumere e sui quali avremo un importante ruolo noi, quali giovani commercialisti. Ed è per questo che questo webinar è così importante per noi, perché ci permette di raccogliere e di formarci e di formare quella che io definisco quella sorta di cassetta degli attrezzi che serve, a tutti noi giovani commercialisti quando vogliamo assistere i propri clienti anche nell'ambito dell'internazionalizzazione. Quindi in questo caso, cercare di aiutarli e di affiancarli accanto a delle figure di rilievo, a delle figure che professionalmente si occupano di tale materia, quando devono tutelare i propri diritti di marchio, di brevetto, e quindi un aspetto fondamentale, sempre più importante e di rilievo nel contesto attuale. Quindi, grazie anche ai relatori, non vedo l'ora di ascoltare le vostre relazioni e grazie a tutti voi che vi siete collegati. Lascio la parola al presidente della Fondazione Centro Studi, Francesco Puccio, per un saluto istituzionale e buon lavoro a tutti. Grazie, grazie Erika, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie a Giulia per questo invito. Argomento di grande interesse, devo dire forse proprio l'iniziativa a favore di queste maggiori informative relative ai marchi può avere molti effetti positivi. A me capita spesso di incontrare insomma, colleghi che non sono abituati a trattare questo tipo di argomenti, di cui secondo me dovremmo iniziare a occuparci un po' più frequentemente. Negli ultimi mesi, in particolare, relativamente alle rivalutazioni dei beni, i marchi sono stati spesso al centro di questa attività e di queste valutazioni e quindi è anche un argomento di grande attualità. Noi domani inizieremo un corso di formazione nel mondo delle start-up e abbiamo dedicato un'intera giornata, un'intera lezione al mondo insomma, dei marchi e alle proprietà intellettuali in genere, quindi a dimostrazione che argomento davvero importante, quindi secondo me fate un grande servizio oggi con questa attività formativa. Come sempre, Fondazione è presente al vostro fianco per le collaborazioni che continueremo a organizzare. E vi ringrazio, vi auguro buon lavoro e ti ripasso la parola.
Grazie, grazie Francesco, gentilissimo e puntualissimo come sempre. Avremo modo ovviamente anche in futuro di proseguire con queste sinergie. Io nel frattempo direi di fare una breve presentazione dei relatori di oggi. Se dovesse collegarsi anche il Presidente dell'Unione, Matteo Delisi, avrò il piacere di dargli la parola. E quindi io direi di cominciare a presentare brevemente i relatori di oggi. Intanto li ringrazio a nome di Iulia, a nome dell'Unione e della Fondazione, che come in maniera corretta ha specificato la nostra Presidente poc'anzi, lavorano ormai a stretto contatto con una sinergia e con degli intrecci molto proficui anche dal punto di vista dell'attività divulgativa che noi stiamo portando avanti. Oggi avremo il piacere di ascoltare tre esperti del settore. Innanzitutto ascolteremo la dottoressa Barbara Besati, che ci parlerà di, a 360 gradi di quello che è appunto l'universo legato alla tutela e alla registrazione dei marchi sia nazionali, europei e internazionali. La dottoressa Besati si occupa di consulenza e registrazione marchi, si occupa anche di opposizione presso l'EUIPO e l'UIBM, di attività appunto stragiudiziali, e comunque a 360 gradi si occupa di consulenza in materia di marchi. Faranno seguito alla dottoressa Besati anche l'avvocato Mario Pozzi e l'avvocato Federico Caruso, entrambi sono partner del Siblex. Entrambi si occupano di tutela in materia di proprietà intellettuale e industriale. Chiaramente, oltre a questo, fanno attività anche loro di consulenza, e in particolare con riferimento appunto all'attività giudiziale relativa sia ai marchi ma anche ai disegni, la concorrenza sleale, il diritto d'autore e anche in materia di pubblicità, senza dimenticare tutto quello che è il contesto nell'ambito di quelle che sono le attività di e-commerce e quindi di tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Dopo aver fatto questa breve presentazione, io direi di passare la parola alla dottoressa Barbara Besati, che ci parlerà, come anticipato, di registrazione del marchio, di marchi nazionali, europei e internazionali, quindi una panoramica a 360 gradi, se vogliamo, a tutto tondo. Per cui grazie per essere intervenuta e invio e le passo gentilmente la parola. Grazie dottor Mongelli, grazie soprattutto per l'invito. Mi fa davvero molto piacere partecipare a questo incontro, che è un'occasione di scambio, di conoscenza, di incontro tra due mondi diversi ma che molto spesso si trovano a lavorare insieme nell'interesse del cliente. Tante volte nell'ambito del mio lavoro mi capita di interfacciarmi con il commercialista dei nostri clienti, o altre volte mi capita invece di consigliare al cliente di rivolgersi per alcune problematiche specifiche al suo commercialista. Quindi da questo incontro può solo nascere, diciamo, una sempre più proficua collaborazione tra i nostri mondi, una migliore conoscenza reciproca. Allora, la mia sarà una presentazione, diciamo così, abbastanza generale, introduttiva sul tema dei marchi. Tematica poi dopo verrà, diciamo, approfondita in modo maggiore in relazione al discorso del marchio internazionale, che è una tipologia particolare di registrazione. Parto proprio dall'inizio. Che cos'è un marchio? Un marchio è un segno che viene apposto su un prodotto oppure sul materiale relativo ad un servizio, che permette di contraddistinguere, di riconoscere i prodotti di una determinata azienda da quelli di un'altra azienda.
di marchi è pieno il mondo. Il marchio nasce con il fatto stesso che l'imprenditore dia un nome, diciamo così, ad un suo prodotto nel momento in cui lo immette sul mercato. Il marchio non deve essere necessariamente registrato, non è un'attività obbligatoria. In ogni momento ogni imprenditore ha esperienza di marchi, di nomi, di prodotto che utilizza senza aver effettivamente attivato una procedura di registrazione per essi. Questi sono quelli che vengono chiamati marchi di fatto. Quelli però di cui andiamo a parlare oggi sono una sottocategoria, diciamo così, dei marchi, che è quella dei marchi registrati, quelli per i quali sostanzialmente si è attivata una procedura amministrativa davanti a specifici organismi nazionali o sovranazionali allo scopo di ottenere un riconoscimento di diritto esclusivo all'utilizzo di quel determinato segno. Quelli che vediamo qui sono i loghi, i simboli che contraddistinguono alcuni di questi uffici, siano essi nazionali, per esempio UIBM, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Italiano, quello con l'Aquila e lo USPTO, l'Ufficio Marchi americano, poi abbiamo il CIPO che è quello canadese, l'INPI francese, e WIPO e WIPO invece sono degli organismi sovranazionali ai quali ci si rivolge per avere una tutela di marchio che vada oltre il territorio nazionale, e dopo lo vedremo un po' più nello specifico. Perché registrare un marchio? Per tanti motivi, sostanzialmente perché se io ho un marchio registrato riesco ad avere una tutela più semplice, più efficace di questo marchio e riesco effettivamente ad ottenere e far valere un monopolio su questo segno, che altrimenti in caso di semplice uso mi sarebbe, se non precluso, comunque consentito con forti limiti. Quando io registro un marchio mi vedo appunto riconosciuto questo diritto di monopolio con una estensione quantomeno nazionale, cioè il minimo di copertura che io posso avere con una registrazione è sull'intero territorio nazionale. Non esiste ad esempio una forma di registrazione valida solo per il Piemonte o piuttosto la Sicilia. Con questa forma di copertura io riesco appunto a proteggermi maggiormente nel caso di conflitti di terzi e ho diritto ad utilizzare degli strumenti nei confronti di terzi che altrimenti sarebbero preclusi ai titolari dei semplici marchi di fatto. Ad esempio le opposizioni amministrative in Italia sono previste solamente sulla base di marchi effettivamente registrati e non solamente utilizzati. Il marchio di fatto, il marchio non registrato in alcuni ordinamenti come quello italiano conferisce dei diritti seppur limitati al suo titolare, quindi se io ho utilizzato il marchio prima della registrazione da parte di un altro posso con alcuni limiti in alcune situazioni comunque far valere questo preuso, però sarà sempre a mio carico il dimostrare l'estensione, la durata di questo preuso, cioè l'onere della prova sarà interamente a mio carico e talvolta potrebbe anche non essere facile dimostrare i miei diritti su questo segno, mentre invece se io sto azionando un marchio registrato è tutto chiaramente molto più semplice, mi basta produrre i dati, gli estremi di questa registrazione e la copertura, l'estensione, la decorrenza dei miei diritti sono scritti nero su bianco su un certificato. Quindi si ha una certezza della data di decorrenza dei diritti e della loro portata. Altri vantaggi che si hanno nel registrare un marchio sono di tipo molto così, molto concreto dal punto di vista proprio dell'interesse commerciale dell'azienda. Noi sappiamo che un marchio può essere che si può utilizzare un marchio direttamente oppure concederlo in licenza a terzi o concludere dei contratti di merchandising. In queste situazioni il soggetto con il quale io ho interesse a concludere questo tipo di contratti sicuramente mi chiederà come prima prova, come punto di partenza per una trattativa, la prova che il mio marchio è registrato. Nessuno solitamente ha interesse a concludere un contratto di licenza su un marchio di fatto.
E quindi questo è proprio veramente il punto di partenza, la condizione minima per riuscire a portare a casa un contratto di licenza. Con i marchi registrati riesco anche ad accedere per esempio a bandi nazionali o regionali o locali che in alcuni casi mi permettono di recuperare buona parte delle spese sostenute per la registrazione o anche per la creazione addirittura di questi marchi, o addirittura in alcuni casi per investimenti collegati alla mia attività legata appunto a questo marchio. Il marchio registrato può anche poi essere dato impegno per ottenere per esempio un finanziamento da una banca, quindi sotto molteplici punti di vista il fatto di registrare un marchio è sicuramente una scelta conveniente ed auspicabile, almeno per quelli che possono essere i marchi principali, i marchi più importanti di una determinata azienda. Vediamo un attimo cosa si intende quando si parla di registrazione di marchio, come funziona questa procedura. Premetto che possono esserci delle sfumature diverse da paese a paese, a seconda dei vari organismi davanti ai quali io presento la domanda di registrazione di marchio, però qui ho un po' semplificato quelli che possono essere i passaggi che bene o male ritroviamo un po' in tutti gli ordinamenti. Allora, prima di tutto si presenta una domanda che può essere online nella maggior parte dei casi, o cartacea ancora in qualche paese magari un pochino più arretrato da questo punto di vista. Questa domanda è accompagnata dal pagamento di tasse, bolli, diritti ufficiali. Gli uffici marchi effettuano una prima verifica di regolarità formale sulla mia domanda, controllano che i dati siano completi, che siano state pagate le tasse, e poi effettuano una verifica sui cosiddetti impedimenti assoluti, cioè vanno a controllare per esempio che il marchio, il segno sul quale io per il quale sto chiedendo la registrazione, per esempio, non sia un termine puramente descrittivo nel settore di riferimento, oppure che non sia per qualche motivo contrario alla legge, contrario alla morale, al buon costume, che non sia per esempio un marchio che contiene delle bandiere, oppure il cerchio di stelle dell'Unione Europea, insomma dei simboli che hanno una protezione internazionale. Una volta effettuata questa verifica, in alcuni paesi il controllo, l'esame dell'ufficio marchi va oltre e si spinge a controllare se questo marchio che è stato depositato è in qualche modo confondibile, anticipato da altri marchi che sono presenti sul registro, cioè si fa una vera e propria verifica di novità del marchio. Questa è una componente dell'esame che non è sempre presente. Ci sono alcuni paesi che effettuano questa verifica di novità del marchio, ad esempio gli Stati Uniti, il Canada, Cina, Russia, Giappone. Altri, tra cui quelli che forse ci interessano più frequentemente, quindi l'Italia, l'Unione Europea, ad esempio, non effettuano questa verifica di novità. Cosa vuol dire questo? Che in Italia o nell'Unione Europea io potrei anche andare a depositare un marchio che è già stato registrato tale quale da qualcun altro, e non sarà l'ufficio marchi a bloccare la mia domanda di registrazione, sarà il titolare del diritto anteriore semmai a dover intervenire attraverso una procedura di opposizione. Invece nei paesi dove c'è questa verifica di novità sono proprio gli esaminatori che ad un certo punto dell'iter di registrazione del marchio possono emettere un rilievo, una decisione provvisoria di rifiuto, in cui fanno presente che nel corso dell'esame hanno trovato dei marchi anteriori confondibili e quindi hanno intenzione di rigettare la domanda di registrazione. A questi rifiuti si può poi eventualmente replicare, insomma, a seconda delle situazioni, questo poi vedremo magari un po' più avanti nello specifico. Dopo l'esame condotto dall'ufficio marchi, la domanda viene pubblicata
anche qui su gazzettini, bollettini, database, insomma con modalità diverse da un paese all'altro, ma comunque c'è questa procedura che ha lo scopo di rendere noto ai terzi, di rendere pubblico il fatto che c'è questa domanda di registrazione. Questo perché si dà la possibilità in questo modo appunto ai titolari di eventuali marchi anteriori simili, quello che dicevamo prima, di intervenire per cercare di bloccare questa domanda di registrazione con una procedura di opposizione, che è un procedimento amministrativo che si svolge davanti all'ufficio marchi, in cui sostanzialmente chi ha dei diritti anteriori li fa valere, li fa notare agli esaminatori, chiedendo che la nuova domanda di marchio venga rigettata. Dopo un contraddittorio, uno scambio di memorie, solitamente tra le parti c'è la decisione di questa opposizione, che può essere nel senso dell'accogliere l'opposizione e rigettare la domanda, oppure rigettare appunto l'opposizione e far andare avanti la domanda. E alla fine, se appunto si supera l'opposizione o non c'è nessuna opposizione, si arriva alla registrazione del marchio con emissione di un attestato di registrazione. In alcuni casi, in alcuni paesi, prima di arrivare all'attestato mi chiedono di pagare un'ultima tranche di tasse ufficiali, una tassa di registrazione, in Giappone ad esempio, oppure in Brasile. Una volta che ho ricevuto l'attestato di registrazione, il mio marchio è ufficialmente registrato e non rimarrà in vigore per un periodo che, insomma, con sfumature diverse magari da un paese all'altro, però un po' dappertutto ormai è di 10 anni dalla data o di deposito di registrazione. E per la quasi totalità dei paesi, per i 10 anni successivi non devo fare nulla, non ho degli adempimenti, non ho delle tasse di mantenimento da pagare, solamente poi alla scadenza del marchio, 10 anni dopo, se questo mi interessa ancora, se voglio mantenerne la proprietà, la titolarità, devo pagare delle tasse di rinnovo e quindi continuare a mantenere in vita questa registrazione. Il rinnovo può essere effettuato anche più volte nel corso della vita del marchio, quindi non c'è una durata prevista, ecco, una durata massima per il marchio, è potenzialmente illimitato. Quando io vado a registrare un marchio, una cosa da tenere presente è quella dei limiti, diciamo così, che questa registrazione ha. Tante volte ci chiedono di registrare un marchio in tutto il mondo e per qualunque prodotto, e quindi noi dobbiamo spiegare che non funziona esattamente così. Quando si registra un marchio si ottiene un'esclusiva che è limitata ad un determinato segno, o a segni comunque confondibili con esso, a determinati prodotti e servizi affini e ad un territorio ben specifico. Andando ad esaminare un po' questi tre aspetti, vediamo per esempio cosa vuol dire un determinato segno. Il marchio può essere una parola scritta in normali caratteri, quindi insomma un marchio verbale si dice, oppure può essere una parola scritta in una grafia particolare, in quel caso si parla di logo, oppure può essere anche solamente un disegno più o meno complesso, il baffo della Nike per esempio. Può essere anche qualcosa di complesso, qualcosa costituito sia da elementi figurativi che da parole, ad esempio l'immagine del pacchetto delle sigarette Marlboro. Oppure può essere addirittura anche una forma, la forma specifica di un prodotto, se è tale da essere riconoscibile dal consumatore, da associabile in modo univoco ad una determinata azienda. Può essere anche costituito da un nome e cognome, come capita spessissimo nel settore della moda. Può essere una lettera o una sigla, solitamente in una grafia particolare che gli conferisca una particolare distintività. Può essere eventualmente anche un numero o anche un motivo, per esempio il motivo a scacchi di Burberry, no? Molto, molto noto ed applicato a una vasta tipologia di prodotti.
progetti. Poi ci possono essere anche tipologie anche più particolari, più strane. Ci sono i marchi sonori, ci sono i marchi olfattivi, i marchi di posizione, di movimento. Insomma, la famiglia si allarga sempre di più. Però quello che è che deve essere chiaro è che nel momento in cui si va a depositare la domanda di registrazione, bisogna indicare, bisogna riportare sulla domanda qual è il marchio, e deve essere una riproduzione unica, univoca del marchio. Per esempio, non si può presentare una domanda di registrazione per più varianti del medesimo marchio, magari in sfumature diverse, in colori diversi. In quei casi bisognerebbe depositare più domande separate. Un altro elemento da tenere presente quando si deposita una domanda è che la registrazione di marchio, l'esclusiva legata ad un marchio, non è assoluta, ma è legata a determinati prodotti o servizi. Cioè, io chiedo la registrazione di un marchio, chiedo l'esclusiva all'uso di un marchio in relazione ad un certo tipo di prodotto. E questi li devo indicare, li devo riportare sulla mia domanda. Per fare questo si fa riferimento ad una classificazione in vigore dal 1957, con poi varie versioni che si sono susseguite negli anni con cadenza pressoché annuale, è la classificazione di Nizza, che raggruppa prodotti e servizi in 45 classi merceologiche, dalla 1 alla 34 i prodotti e poi dalla 35 alla 45 i servizi. Ogni classe include una categoria, una tipologia più o meno omogenea di prodotti. Non so, ad esempio, nella classe 25 ci sono i prodotti di abbigliamento, calzature, cappelli, nella classe 3 ci sono i prodotti per l'igiene della casa e personale, i prodotti cosmetici, nella classe 5 ci sono i farmaci e così via. Quando si deposita un marchio, quindi, bisogna fare riferimento alla specifica categoria che si è scelta e poi indicare proprio nel dettaglio, oppure facendo riferimento al titolo di questa classe, i prodotti che si vogliono tutelare. Anche le tasse che si devono pagare per il deposito di un marchio si pagano in funzione della quantità di classi, del numero di classi che sono state inserite nella domanda. Questa classificazione di Nizza trova applicazione ormai più o meno in tutto il mondo, insomma, con pochissime eccezioni, tipo il Venezuela, che a fasi alterne ha avuto delle classificazioni locali. Per il resto si applica un po' dappertutto, con magari sfumature diverse in alcuni paesi. Per esempio, Giappone e Cina adottano la classificazione di Nizza, però poi al suo interno hanno creato delle specie di sottoclassi locali, quindi ogni singola classe è poi spezzettata in sottoclassi particolari omogenee, che raggruppano prodotti omogenei tra di loro. Questo discorso della classificazione e della protezione che è legata a specifici prodotti, a specifici classi merceologiche, fa sì che possano coesistere sul mercato dei marchi identici di società diverse, purché utilizzati in ambiti lontani tra di loro. Quindi abbiamo il deodorante bagnoschiuma Intesa e abbiamo poi la banca Intesa. Abbiamo Fila, quello delle magliette, dei prodotti sportivi, e abbiamo Fila, quello degli articoli di cartoleria e di cancelleria. Sono dei marchi, appunto, che coesistono pacificamente senza nessun problema, perché riguardano dei settori merceologici che sono effettivamente così lontani tra di loro che nessuno andrebbe mai a pensare ad un collegamento tra i loro titolari. L'altro punto, l'altra linea di demarcazione del diritto che noi otteniamo attraverso una registrazione di marchio è quella quella territoriale. Cioè, non, come dicevo prima, non posso registrare un marchio per tutto il mondo, ma lo registro con efficacia in un determinato territorio. Allora, prima di tutto può essere una registrazione nazionale. Più o meno tutti i paesi hanno una loro legge marchi e quindi permettono una registrazione, appunto, a livello nazionale. E poi ci sono delle forme di registrazione che permettono in un colpo solo di coprire più paesi. Una è quella del marchio europeo.
è una forma di registrazione, uno è il marchio europeo e l'altro è il marchio internazionale. Marchio italiano, quello che dicevamo prima, marchio europeo, ecco, entriamo subito nel vivo, è una forma di registrazione unica che copre l'intera Unione Europea, quindi i 27 paesi dell'Unione Europea. Quindi io attivo una procedura di registrazione unica attraverso un ufficio che ha sede ad Alicante in Spagna, presento una domanda che una volta concessa mi permetterà di proteggere il mio marchio nell'intera Unione Europea, così come è composta oggi. Se un domani dovessero aderire dei nuovi paesi all'Unione Europea, la mia registrazione esistente si allargherebbe automaticamente anche a quel nuovo paese. Questo è l'elenco dei paesi che sono coperti attualmente dalle registrazioni europee. Vedete barrato in rosso, barrato Regno Unito, perché da quest'anno non è più coperto dal marchio europeo, dal 1 gennaio di quest'anno, per effetto della Brexit. Cosa succede quindi? Se io oggi devo andare a registrare un marchio e mi interessa l'Europa in astratto, devo ricordarmi che il Regno Unito non sarà più dentro alla mia registrazione di marchio europeo. Quindi se mi interessa in modo specifico questo paese, lo devo proteggere separatamente attraverso una domanda di registrazione nazionale, quindi dovrò andare a segnalare al mio consulente marchi che oltre al marchio europeo mi interessa anche la protezione nel Regno Unito, perché altrimenti non è più automatica questa cosa. Per i marchi che erano registrati in Unione Europea alla data della Brexit, l'ufficio marchi inglese praticamente al 1 gennaio di quest'anno ha creato dei cloni, dei doppioni, delle pratiche nazionali identiche a quelle europee, con la stessa copertura, con la stessa decorrenza, con la stessa scadenza, per cui di fatto chi aveva un marchio registrato nell'Unione Europea non ha perso nulla con la Brexit, si ritrova solo due registrazioni invece che una, la seccatura, se vogliamo vedere, che poi alla scadenza dovrà rinnovare due registrazioni invece che una, e quindi con dei costi più alti, però insomma comunque i suoi diritti sono stati mantenuti. Questo del marchio europeo è uno strumento molto, molto interessante, molto utile, perché ha chiaramente un costo molto inferiore rispetto a quello dei singoli depositi nei vari paesi dell'Unione Europea, ed ha una gestione molto più agile, molto più semplice. Io deposito una sola domanda e io rinnovo una sola domanda 10 anni dopo. Ha però anche qualche svantaggio o comunque qualche criticità che bisogna sempre tenere presente. Una è riferita alla tipologia di esame che viene condotto per questo marchio. Il marchio europeo è sostanzialmente un marchio unitario, per cui quando gli esaminatori vanno a vedere se ci sono degli impedimenti assoluti, che possono essere ad esempio il fatto che sia un termine descrittivo oppure contrario alla morale, per esempio, vanno a vedere se questo impedimento si applica considerando qualunque lingua dell'Unione Europea. Per cui il mio marchio magari è una parola che io ho inventato senza saperlo, è una parolaccia in ungherese, per esempio, e il mio marchio viene rifiutato, e viene rifiutato integralmente. Stesso problema si può verificare poi nella fase di pubblicazione del marchio, di opposizione. Un marchio europeo, una domanda di marchio europeo può essere opposta dai titolari di marchi anteriori in qualunque paese dell'Unione Europea. Quindi anche qui magari c'è un marchio anteriore ungherese, il suo titolare può farlo valere contro la mia domanda di registrazione europea. E se vince l'opposizione, la mia domanda cade nella sua integrità. Io non posso da questa domanda scorporare, per esempio, l'Ungheria se è legata al motivo di impedimento o al motivo di opposizione, perché il marchio europeo è un tutt'uno inscindibile. Ad esempio, io non posso neppure
cedere il marchio europeo per una parte dei paesi. Non so, voglio tenermelo per l'Italia e la Francia, però per gli altri paesi cederlo a un altro. Non posso farlo. Posso semmai darlo in licenza ad altri o darlo in licenza a più soggetti diversi in paesi diversi. Quello è possibile. Però non una cessione o neanche una rinuncia. O a volte, ecco, quello che può capitare quando si hanno delle controversie o delle opposizioni è prendere degli impegni a non utilizzare il marchio in paesi specifici. Per esempio, appunto, mi fa opposizione il titolare del marchio ungherese, io non posso togliere l'Ungheria dal mio paese, però posso accordarmi per non utilizzare il marchio in Ungheria. Ecco, questo è un qualcosa che si fa molto di frequente, però appunto non posso in realtà spezzettare la mia registrazione. E adesso arriviamo alla forma di registrazione, che è un po' il clou di questa presentazione, ed è quella del marchio internazionale. Allora, il marchio internazionale è una forma di registrazione che sostanzialmente permette ai titolari di un marchio provenienti da uno dei paesi aderenti a queste convenzioni che vedete elencate, accordo e protocollo di Madrid, di depositare, una volta che hanno depositato il marchio nel loro paese, possono depositare una domanda di registrazione unica, chiedendo la protezione in uno o più paesi tra quelli aderenti appunto a queste convenzioni. Questi sono due accordi tra i quali corre quasi un secolo: l'accordo di Madrid di fine 800, il protocollo di Madrid che l'ha rinnovato, diciamo così, invece di fine 900. Sono degli accordi che hanno riunito un grande numero di paesi, un numero sempre crescente in realtà di paesi, perché è una convenzione in continua evoluzione. Questi che vedete adesso sono i paesi attualmente coperti il paese attualmente aderente alle convenzioni sul marchio internazionale, ma sono in continua crescita. Ad esempio, da pochi giorni è stato anticipato che a breve gli Emirati Arabi Uniti aderiranno. Ecco, se io sono un cittadino oppure un'azienda di uno di questi paesi, poi posso depositare una domanda chiedendo nella medesima domanda la protezione, per esempio, ad Albania, Cuba, Liechtenstein, Spagna, Moldova. Come voglio, cioè creerò una domanda di registrazione veramente su misura, tagliata sulle mie esigenze specifiche. È una forma di registrazione veramente molto, molto agile, molto comoda, perché ogni azienda può veramente crearla come più le serve, come più le occorre, in base alle sue esigenze commerciali o anche al suo budget del momento, perché il costo di questa registrazione dipenderà da quali e quanti paesi io inserisco nella domanda. Ci sarà una tassa fissa di base per il fatto stesso di presentare la domanda, e poi ci sarà un supplemento che dipende dai singoli paesi. Ogni paese fissa le sue tasse ufficiali, che sono più o meno in proporzione con quelle che vengono pagate quando si deposita il marchio nazionalmente. Vediamo nello specifico come funziona questa forma di registrazione, perché ha delle particolarità rispetto alle registrazioni nazionali o alla registrazione europea. Punto di partenza, appunto, quello che io devo aver prima depositato il marchio nel mio paese. Se io sono italiano, il mio paese può essere l'Italia oppure anche l'Unione Europea, quindi io devo avere un marchio di base italiano o europeo. Se ce l'ho, posso andare avanti, posso depositare una domanda di registrazione internazionale corrispondente, quindi per lo stesso marchio, per gli stessi prodotti o servizi, o comunque per prodotti o servizi inclusi in quelli coperti dalla domanda di base, e naturalmente a nome dello stesso soggetto. Questa domanda io la deposito all'ufficio italiano oppure all'ufficio europeo, che fanno un po' da tramite, diciamo, da passacarte, lasciatemi la parola, e trasmettono questa mia domanda allo WIPO. WIPO oppure OMP secondo la versione francese, e questo ufficio con sede a Ginevra, che ha lo scopo di esaminare queste domande,
da un punto di vista formale, cioè l'UIPO verifica unicamente la correttezza, insomma, delle informazioni che sono state trasmesse, della modulistica, del irregolare pagamento delle tasse, ed emette dei rilievi eventualmente appunto solo su questi aspetti formali, dopodiché emette un attestato di registrazione. Questo attestato di registrazione viene inviato al richiedente e nello stesso momento lo UIPO comunica agli uffici marchi dei paesi che sono stati inclusi, inseriti nella domanda, che è stato registrato questo marchio, quindi trasmette i dati di questo marchio agli uffici marchi locali. E questa procedura, questa prima fase più o meno occupa un 4-6 mesi, da quando viene depositata la domanda a quando viene emesso l'attestato dall'UIPO e informato l'ufficio marchi nazionale. A quel punto, quando l'ufficio marchi nazionale riceve la domanda di registrazione, deve esaminarla allo stesso modo in cui esamina le domande depositate nazionalmente, quindi utilizzando gli stessi criteri, la stessa normativa, la stessa prassi. Quindi se per esempio è un ufficio che fa la verifica di novità, farà la verifica di novità anche su questi marchi internazionali, se non la fa invece verificherà soltanto i motivi di impedimento assoluto, comunque farà questo esame di merito della pratica e questo esame si concluderà poi con l'emissione o di una conferma di protezione in cui l'ufficio dice va bene, confermo che questo marchio può essere protetto nel mio paese, oppure con una decisione di rifiuto provvisorio, o perché ha trovato un marchio anteriore confondibile, o perché magari i prodotti non sono indicati in un modo sufficientemente chiaro, preciso, se per quella che è la sua prassi, per tanti motivi. Questa decisione di rifiuto provvisorio viene trasmessa dall'ufficio nazionale all'UIPO e dall'UIPO al titolare del marchio. Il titolare del marchio a quel punto si trova davanti più strade, allora può non replicare a questa decisione di rifiuto provvisorio, ne prende atto, magari i motivi alla base del rifiuto sono seri, insomma non c'è spazio per una contestazione, per una replica, quindi decide di non rispondere e ne consegue che la pratica è abbandonata in quel paese. Il rifiuto diventa poi a tempo debito definitivo. Questo però solamente relativamente a quello specifico paese. Se io nella mia domanda internazionale ho designato per esempio la Francia e l'India e il mio marchio viene rifiutato in India e io lo abbandono, non accade nulla, non c'è nessuna ripercussione sulla designazione francese che invece seguirà la sua strada e potrebbe essere tranquillamente concessa. Quindi in questo senso la registrazione di marchio internazionale, a differenza di quella europea che abbiamo visto prima, non è unitaria, cioè è unitaria dal punto di vista solamente delle procedure, per il fatto che si presenta una domanda unica, però di fatto poi quello che ne deriva è un fascio di registrazioni che possono avere poi di fatto degli esiti diversi paese per paese. Quindi se io abbandono in un paese non succede nulla negli altri, se invece ritengo che quella decisione di rifiuto sia immotivata oppure trovo comunque degli argomenti per replicare oppure ancora quel rifiuto è solamente per dei motivi formali molto semplici, non so, mi chiedono un campione più nitido del marchio oppure di inserire una descrizione del marchio, di chiarire che colori sono stati rivendicati, cose di questo genere, allora io posso replicare. Il paese che ha emesso il rifiuto mi dà un tempo per replicare, può essere molto, molto variabile, insomma ci sono paesi in cui si ha solamente un mese di tempo e altri in cui ci sono sei mesi. E io posso replicare a questo rifiuto, appunto contestando, rispondendo nel merito, oppure facendo i cambiamenti o le integrazioni che mi ha chiesto l'esaminatore, e nella maggior parte dei casi per replicare io mi dovrò appoggiare ad un consulente locale abilitato. Quindi se mi arriva un rifiuto dall'ufficio marchi
canadese, per dire, non posso rispondere io all'ufficio, ma devo cercare un legale, un consulente canadese che mi possa assistere in questa pratica. Quindi viene presentata la replica e la pratica va poi avanti e l'ufficio, a seguito di questa replica, può decidere di confermare oppure di confermare il rifiuto, oppure che questo è superato e che quindi puoi mettere la conferma di protezione. La tempistica di tutto questo, allora, da quando gli uffici marchi nazionali vengono informati della registrazione a quando devono emettere appunto decisione di protezione o di rifiuto provvisorio, la tempistica è di 12-18 mesi, cioè hanno questo tempo massimo, insomma, in cui pronunciarsi, entro cui pronunciarsi. La procedura internazionale, anche qui, allora, ha un enorme vantaggio economico, soprattutto quando sono coinvolti molti paesi, cioè che abbiamo visto prima che il costo si compone di un costo fisso di base più un supplemento per ogni paese. Chiaramente più paesi io metto nella stessa domanda, più spalmo il costo fisso di base e mi diventa conveniente questo tipo di registrazione. L'altro vantaggio è la modularità. Abbiamo visto che ognuno lo può costruire come vuole questo marchio internazionale, può inserire nella domanda 1, 2, 10 tutti i paesi in assoluta libertà e può anche poi modificarla nel corso del tempo. È un tipo di registrazione che cresce con le esigenze, che segue le esigenze dell'azienda. Magari io sono all'inizio della mia attività, mi interessano pochi paesi, fra 4-5 anni le cose sono cambiate, le mie attività stanno andando bene, si aprono nuovi mercati, io posso chiedere un'estensione successiva di questa registrazione, praticamente agganciare altri paesi alla registrazione esistente. Anche in questo caso pagherò una tassa di estensione successiva e poi il supplemento per il singolo paese, ma mi costerà meno che fare un nuovo deposito. Quando poi il marchio va a scadenza, rinnoverò per tutti insieme, sia i paesi che avevo designato all'inizio, sia quelli che poi ho aggiunto, integrato successivamente. È un sistema, come ho detto prima, in continua crescita, ogni anno si aggiungono paesi nuovi e sono paesi sempre più interessanti. Dicevo che sta aderendo, per fine anno è previsto che si possano designare anche gli Emirati Arabi Uniti. Per noi questa è una svolta epocale, perché gli Emirati sono il paese più caro in assoluto se si deve procedere con un deposito nazionale, perché per farlo, per esempio, oltre ad avere, insomma, delle tasse folli che però probabilmente si rifletteranno anche sul marchio internazionale, comunque per procedere in via nazionale bisogna depositare una procura autenticata e legalizzata presso il Consolato degli Emirati Arabi Uniti, e solamente questa legalizzazione costa di tasse qualcosa tipo 700 euro. Se si procede col marchio internazionale non ci sarà la necessità di questa procura legalizzata, quindi già da lì si vede un notevole risparmio. Altri vantaggi, appunto, l'esame indipendente per ciascun paese, quindi può andarmi male da una parte, ma questo non inficia il risultato in un altro paese. E poi, contrariamente a quello che abbiamo detto prima per il marchio europeo, con il marchio internazionale io invece posso fare delle cessioni parziali. Posso registrare il marchio internazionale in 10 paesi e poi a un certo punto della sua vita decidere che lo cedo per 2 o 3 paesi. O addirittura posso anche fare delle cessioni per classi. Per esempio, ho registrato il mio marchio nel settore dell'abbigliamento e delle borse, a un certo punto posso cederlo solamente per le borse, per la classe delle borse, e tenermelo per la classe dell'abbigliamento. Altro vantaggio, poi, insomma, quello che le procedure sono centralizzate sia per il deposito che poi per il rinnovo o anche per la voltura. Se a un certo punto io cedo il marchio oppure la mia azienda cambia nome, devo aggiornare quindi la titolarità, lo faccio con una richiesta unica all'UAIPO, non devo rivolgermi agli uffici marchi dei singoli paesi. Invece quelli che sono un po' i lati oscuri del marchio internazionale, allora, uno è una cosa da ricordare sempre quando si fa un deposito, cioè che il marchio internazionale rimane legato al marchio di base,
italiano, europeo che sia, per i primi 5 anni di vita. Per cui se viene a cadere per qualche motivo il marchio italiano, perché non so, ricevo un'opposizione, non la supero, me lo cancellano, lo lascio scadere per errore, cade in automatico anche il marchio internazionale, lo perdo. E questo poi si riflette anche nelle strategie che io devo seguire anche nei confronti di terzi, insomma, se questa dipendenza molto spesso si lega a quello che è il rischio di central attack, cioè se una controparte vuole contestare il mio marchio, vuole far cadere la mia registrazione internazionale, anziché farmi una contestazione in tutti i singoli paesi, le basterà attaccare il mio marchio di base per poi di fatto riuscire a liberarsi del marchio dappertutto. L'altro svantaggio, insomma, comunque un aspetto di incertezza di cui bisogna tenere presente è che il vostro consulente vi potrà dare i costi di deposito di un marchio internazionale, però bisogna ricordare che, che la spesa non è finita lì, perché poi dopo ci sarà ancora l'esame, esame che può coinvolgere anche tanti paesi diversi, ed è possibile che almeno in qualcuno di questi paesi ci sia poi da replicare a qualche rilievo, a qualche rifiuto. Quindi in questo senso potrebbero esserci dei costi successivi al deposito che non è facile preventivare, in particolare quando si hanno davanti dei marchi internazionali che coprono davvero un grande numero di paesi. Sempre legato un po' a questo discorso dei costi di prosecuzione è il fatto che bisogna appoggiarsi per i rifiuti a degli studi esteri, a dei consulenti esteri, e quindi in questo senso i costi per la prosecuzione potrebbero talvolta diventare importanti. Un altro aspetto è che titolare del marchio può essere appunto solamente un soggetto di un paese aderente a queste convenzioni sul marchio internazionale, per cui io non posso per esempio cedere il marchio internazionale a un soggetto della Giordania, per esempio, a un'azienda della Giordania che non è un paese aderente, almeno per ora, alle convenzioni sul marchio internazionale, quindi una sua azienda, un suo privato non può essere titolare di questo tipo di registrazione. Un'altra cosa, altra problematica, insomma un aspetto delicato del marchio internazionale, che è vero che ha una domanda unica, però prima di depositarla bisognerebbe fare molta attenzione ai paesi che vengono inclusi, perché ci sono paesi che hanno delle normative, delle richieste particolari per quello che riguarda per esempio l'identificazione dei prodotti. La Cina o gli Stati Uniti o il Canada sono dei paesi molto critici, ecco, da questo punto di vista, per cui è possibile che la lista dei prodotti debba essere in qualche maniera ripensata, rielaborata, o si debbano fare dei ragionamenti in modo tale da ridurre poi il rischio di contestazioni da parte degli esaminatori. Con questo mi aggancio ad una questione che non avevo affrontato prima: chi può depositare una domanda di marchio? Quando parliamo di marchio o italiano o europeo o internazionale, può essere il titolare stesso a depositare la domanda di registrazione, quindi autonomamente. Oppure se si fa assistere, deve farsi assistere necessariamente o da un consulente in proprietà industriale abilitato, iscritto all'albo, oppure da un avvocato. Quindi il dottore commercialista in sé non è tra le figure che possono direttamente depositare per conto dell'azienda, del titolare. Quando si parla di marchi internazionali, anche qui in teoria l'azienda può depositare da sola, però è una situazione che io sinceramente sconsiglio, perché è un tipo di registrazione abbastanza delicata. Una cosa che ci accade molto di frequente è riprendere in corsa dei marchi internazionali che sono stati depositati direttamente dai loro titolari e che magari si sono visti arrivare degli avvisi di rifiuto provvisorio e li hanno cestinati.
oppure comunque non si sono trovati senza sapere da che parte girarsi perché non comprendevano esattamente la portata di questi rifiuti, che cosa dovessero fare esattamente. Quindi è un tipo di registrazione sicuramente conveniente, sicuramente molto molto utile, però è da maneggiare con cura, insomma è sempre meglio farsi aiutare, perché ci sono davvero tante tante particolarità anche poi legate magari agli specifici paesi da tenere presente, da conoscere. Chiusura di tutto quanto, abbiamo detto, non esiste forma di registrazione mondiale che mi permette di proteggere il mio marchio, però quello che io posso fare è valutare in base alle mie esigenze concrete del momento quale può essere la forma di registrazione idonea per me. Se la mia attività è limitata all'Italia, un marchio che è il nome di una pizzeria per esempio, mi va più che bene una registrazione di marchio nazionale. Se invece io lavoro anche oltre che in Italia, in altri paesi dell'Unione Europea, magari già in altri due o tre paesi, sicuramente il marchio europeo è la mia forma di registrazione. Se oltre all'Unione Europea mi interessano anche dei paesi extraeuropei, sicuramente la forma del marchio internazionale è quella che mi conviene di più, perché all'interno della registrazione internazionale io potrò designare o dei singoli paesi dell'Unione Europea o anche l'Unione Europea nel suo complesso, quindi l'equivalente in pratica di un marchio europeo. E poi dopo potrò anche designare quei paesi extraeuropei, che siano la Turchia, la Svizzera, gli Stati Uniti o il Canada, che mi interessano, in modo tale da creare questo tipo di registrazione su misura. Poi può capitare anche che ci siano dei paesi che non aderiscono non aderiscono ancora al marchio internazionale che mi interessano, nessun problema, si possono sempre coprire con delle forme di registrazione nazionale. Quindi a seconda di quelle che sono le situazioni concrete dell'azienda, le sue necessità, le sue problematiche, il suo budget, si possono creare delle strategie, si possono individuare delle strategie di deposito diverse e giocando su questi tre tipi di registrazione. Ecco, e io con questo avrei concluso. Poi se ci sono chiaramente delle domande, le possiamo poi vedere insieme più avanti. Perfetto, grazie dottoressa Besati, non avevo dubbi sulla chiarezza del suo intervento, così come non avevo dubbi sulla su una specie di messaggio che penso sia arrivato forte e chiaro un po' a tutti coloro che sono collegati, ovvero registrare un marchio, come avete potuto notare, non è una pratica, ma è una strategia, diventa una strategia, diventa un qualcosa che dovrà essere affrontata ex ante ed ex post, per cui ovviamente, diceva la dottoressa Besati, è un aspetto molto critico a cui porre parecchia attenzione e soprattutto da collegare strettamente al modello di business dell'azienda, quindi da collegarlo a quello che è il target o i target in termini di paesi internazionali e soprattutto all'evoluzione che il nostro posizionamento riceve nell'ambito della nostra attività internazionale. Per quanto riguarda l'ex post, ovviamente registrare un marchio significa anche cercare di tutelarlo, per cui quando si parla di tutela direi certamente quello che ci racconteranno i prossimi due relatori è evidentemente anche assume una sua importanza, direi cruciale. Pertanto io direi di proseguire con i lavori di oggi dando la parola all'avvocato Mario Pozzi, partner di Siblex, il quale ci parlerà di tutela civile dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale. Chiaramente prima di cedere la parola all'avvocato Pozzi volevo far notare un piccolo diciamo così refuso della mia presentazione iniziale. Come avrete potuto notare, di fronte abbiamo Società Italiana Brevetti, che è certamente
un player internazionale di tutto rispetto, per cui a maggior ragione lo si evince anche dalle slide che sono state proiettate, assegna maggior valore a quella che è la professionalità dei relatori che abbiamo il piacere di ospitare oggi. Per cui cedo la parola all'avvocato Mario Pozzi per la prosecuzione, per la sua presentazione. Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio il dottor Mongelli e la dottoressa Cresti. Condivido le mie slide. Un momento. Ecco. Le vedete? Sì. Prendo per un sì. Ok, benissimo. Ancora grazie per l'invito, per la presentazione. Io sono l'avvocato Mario Pozzi, specializzato nel diritto industriale della proprietà intellettuale. Collaboro con lo studio Siblex in qualità di partner, che è uno studio che opera in partnership con la Società Italiana Brevetti. E oggi vi parlerò della tutela civile, come anticipava il dottor Mongelli, dei diritti di proprietà industriale e intellettuale. Diciamo che se la dottoressa Besati vi ha raccontato l'iter necessario alla creazione e alla registrazione, al deposito di un diritto di marchio, noi avvocati veniamo in gioco nella fase successiva, per lo più patologica, ovvero quando c'è una violazione dei diritti di marchio o quando vengono depositate delle domande, ad esempio, di marchio e espira quel periodo per proporre l'opposizione in via amministrativa e quindi è necessario adire un giudice per avviare un'azione di nullità nei confronti della domanda di marchio che è stata depositata in violazione dei diritti anteriori di un nostro cliente. Come dicevo, veniamo coinvolti per lo più nella fase patologica oppure nella fase di transazione, quindi quando il cliente, come prima accennava anche la dottoressa Besati, decide o di cedere il proprio marchio, di cedere una parte del proprio marchio, di cedere il marchio solo in relazione a determinati prodotti o servizi, oppure per concedere in licenza a terzi la possibilità di utilizzare i propri diritti di proprietà intellettuale. La dottoressa Besati si è concentrata soprattutto sul diritto di marchio, con un accenno al marchio internazionale. Io farò qualche accenno anche al diritto di brevetto e ai diritti di design, perché appunto poi la nostra specializzazione è in questo settore molto verticale, molto specifica, ma abbraccia tutti i diritti della proprietà intellettuale, quindi non solo marchi ma anche brevetti, in generale la concorrenza sleale, il diritto d'autore e i disegni e modelli. Solitamente quando diciamo il primo step che noi suggeriamo al cliente, che pertanto ho ritenuto utile partire proprio da qui, è l'analisi del caso, e se all'esito dell'analisi del caso effettivamente dovesse sussistere una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, a questo punto il primo consiglio è l'invio di una lettera di diffida. Quindi si consiglia al cliente che è titolare di un diritto IP di inviare una cosiddetta cease and desist letter alla controparte, in cui si intima alla controparte di cessare l'uso del segno, se si parla di marchio, o inibire la prosecuzione dell'attività contraffattiva, che può essere la realizzazione di un prodotto in violazione di un diritto di brevetto, oppure di un prodotto che riproduce, che ha una forma in violazione di un diritto di design. Comunque, in via stragiudiziale si invia questa lettera di diffida per cessare la condotta illecita. Qui ho illustrato quelle che sono le principali caratteristiche di una lettera di diffida. In particolare ho ritenuto anche di riportarvi un esempio, in modo tale che appunto qualora un vostro cliente dovesse essere titolare di alcuni diritti di proprietà intellettuale, dovesse accorgersi che sul mercato c'è un'ipotesi di contraffazione del diritto, una violazione del proprio diritto, questo, diciamo, avete un'idea di quelle che possono essere le caratteristiche di una lettera di diffida da inviare all'asserito contraffattore con cui si
ci si presenta, si illustrano quelli che sono i diritti di proprietà industriale di cui è titolare il cliente, dopodiché si denuncia la condotta illecita o asserita tale, insomma, che il vostro cliente, nel nostro caso il cliente ci denuncia, e si invita la controparte a cessare la produzione e l'importazione, ad esempio, del prodotto oggetto di contestazione, ritirare il prodotto, comunicarci i nominativi degli eventuali dei soggetti che sono implicati nella commercializzazione di questo prodotto, i quantitativi, un impegno scritto a non ripetere in futuro l'attività illecita e a corrispondere una somma a titolo di rimborso delle spese legali. La frase conclusiva è: qualora non dovessimo ricevere il positivo integrale riscontro, il nostro cliente si riserva di adire le vie giudiziali, talvolta senza ulteriori avvisi a seconda della gravità della condotta. Non è un passaggio necessario, ci sono alcune situazioni che richiedono un approccio particolarmente urgente e severo, particolari violazioni su scala nazionale o particolarmente gravi che non necessitano nemmeno l'invio di una previa lettera di diffida, in quel caso si potrà agire direttamente in giudizio, però solitamente, come dicevo, questo è il primo passaggio. Se dovesse naufragare la possibilità di transigere, di trovare un accordo stragiudizialmente, poi bisogna agire in giudizio. Ed è quello, diciamo, che, su cui si concentrerà il mio intervento di oggi. Cercando, insomma, di raccontarvi che in questa materia, per quanto purtroppo la fama dei nostri tribunali non sia delle migliori, è bene sapere che i diritti di proprietà intellettuale e quindi anche le controversie tra datore di lavoro e inventore dipendente, le controversie in materia di concorrenza sleale, di diritto d'autore, di diritto antitrust, sono attratte dalla competenza giurisdizionale di alcune sezioni specializzate, in particolare 22 sezioni specializzate dislocate presso le corti d'appello, presso ciascun capoluogo di regione, ad eccezione della Lombardia, che vede anche una sezione specializzata presso i tribunali e corte d'appello di Brescia, poi c'è una sezione specializzata anche a Catania, una a Bolzano, oltre che a Trento e a Palermo. Quindi comunque ci sono delle sezioni specializzate proprio in questo ambito, con ulteriori eccezioni che vi ho ritenuto di includere, soprattutto se il cliente è un soggetto estero. In questo caso la competenza per materia si restringe, non saranno più 22 ma saranno 11 se uno dei soggetti coinvolti in giudizio è una società estera, mentre sono solo 3 i tribunali dotati di sezione specializzata ad essere competenti nell'ipotesi in cui si tratti di una vertenza avente ad oggetto una questione di diritto antitrust. Quindi sono delle sezioni effettivamente, soprattutto alcuni tribunali, particolarmente specializzate. In particolare meritano una menzione sicuramente il Tribunale di Milano, il Tribunale di Torino, il Tribunale di Roma e Napoli sono comunque, si può dire, delle eccellenze estremamente specializzate, e soprattutto per i procedimenti urgenti aventi carattere di natura cautelare, in quel caso posso dire che si riesce ad ottenere in media un provvedimento nell'arco di circa 5-6 mesi. Una volta riscontrata la violazione, è bene anche capire quale tribunale adire a livello geografico. In questo caso il principio generale è il Forum Rei, quindi si va a vedere dove la società, perché ovviamente in questa materia si ha a che fare per lo più con persone giuridiche, quindi la sede, il luogo in cui la società che ha a dire del cliente commesso la violazione ha la propria sede, e si radica la vertenza proprio nella circoscrizione, quindi dinanzi al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto che ha posto in essere la violazione, oppure ci sono anche dei criteri residuali nel caso in cui si richiede anche la nullità della domanda di registrazione di marchio, ad esempio ad opera del contraffattore. In quel caso ci sarà il domicilio eletto, che, come abbiamo visto prima con la dottoressa Pesati, nel momento in cui si va a depositare la domanda di marchio si va a eleggere un domicilio, quindi in quel caso anche l'elezione di domicilio, quindi il luogo in cui ha sede lo studio presso cui si è eletto domicilio, potrà avere un rilievo per radicare la causa.
se ad esempio il cliente ha depositato il marchio con lo studio Società Italiana Brevetti di Milano e un soggetto terzo vuole domandare al Tribunale di Milano far accertare e dichiarare la nullità di quel marchio, l'elezione di domicilio presso Società Italiana Brevetti a Milano in quel caso radicherà anche la competenza per territorio del Tribunale di Milano. C'è un altro criterio residuale che viene talvolta utilizzato, che è il cosiddetto forum commissi delitti, cioè anziché andare a vedere dove è ubicata la sede dell'asserito contraffattore oppure dove è ubicata la sede del domicilio eletto, quindi dello studio di consulenza che ha depositato il marchio, eccezione fatta per le azioni di nullità o di decadenza, che dopo vedremo che in quel caso la sede del domicilio eletto è un domicilio esclusivo, però senza complicare, cioè, è bene sapere che c'è anche la possibilità di verificare, registrare dove è avvenuta una determinata contraffazione a livello nazionale, spesso acquistando un prodotto in contraffazione, e l'acquisto del prodotto in contraffazione presso, ad esempio, nella circoscrizione del Tribunale di Bologna, se faccio un esempio, ovviamente la contraffazione fosse avvenuta in quel luogo, consenta al titolare del diritto di radicare la causa presso la sezione specializzata del Tribunale di Bologna. Fermo il caso, come abbiamo visto sopra, se il titolare del diritto è un soggetto estero, in questo caso comunque i fori saranno meno e Bologna in quel caso sarebbe attratta da Genova. Questo dà sì a fenomeni di cosiddetto forum shopping, perché spesso proprio per la qualità di alcuni tribunali si tende a fare degli acquisti spia proprio presso le circoscrizioni di alcuni tribunali che sappiamo essere particolarmente celeri o particolarmente specializzati, proprio per radicare la causa presso un tribunale piuttosto che presso un altro tribunale. Come vi accennavo prima, le azioni principali nella materia del diritto industriale e della proprietà intellettuale sono delle azioni volte a far perdere efficacia al titolo registrato. Quindi tutto il discorso di prima della dottoressa Besati che porta alla registrazione di un marchio, sappiamo che anche se il marchio è registrato e supera il periodo di opposizione amministrativo, quindi per essere invalidato in via amministrativa, sappiamo che comunque non è al riparo da un'azione di nullità, perché in qualunque momento il marchio potrebbe essere successivamente oggetto di un'azione di nullità, proprio perché viene visto come un ostacolo. Come diceva prima la dottoressa Besati, il marchio è un monopolio su un segno in relazione a determinati prodotti o servizi, che in qualche misura può essere anche ritenuto un ostacolo alla libertà imprenditoriale di altri soggetti, che quindi se rinvengono nel marchio un ostacolo, poi vedremo in particolare per quali motivi, per cui ad esempio perché il marchio è particolarmente descrittivo ed impedisce di utilizzare una determinata parola, allora in quel caso il concorrente potrà chiedere a un tribunale di far dichiarare la nullità del marchio. O ancora, proprio perché il marchio è a tutti gli effetti un monopolio su un segno, l'ordinamento e il codice impongono che quel segno venga concretamente utilizzato come contropartita di questa assegnazione di questo monopolio. Ti concedo di essere l'unico ad utilizzare un determinato segno in relazione a determinati prodotti o servizi, però hai l'onere di utilizzarlo. Viceversa, se tu registri un marchio ma non lo usi per un periodo di 5 anni, a quel punto gli altri soggetti potranno domandare la decadenza per mancato uso del tuo marchio, oppure gli altri casi che qui ho elencato, nel caso in cui vi sia un'illiceità sopravvenuta o anche per mancato pagamento dei diritti annuali di mantenimento. Il terzo tipo di azione è l'azione di contraffazione, a cui facevo cenno prima. Sono titolare di un diritto, ho registrato un marchio in Italia in relazione a determinati prodotti e servizi, mi accorgo che sul mercato c'è un soggetto che utilizza un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o simili a quelli con cui io vado a contraddistinguere i miei prodotti o servizi sul mercato. A quel punto agisco chiedendo, con un'azione di contraffazione, chiedendo a un tribunale l'accertamento della contraffazione
e chiedendo tutta una serie di misure che vedremo, tra cui anche il risarcimento del danno. Altra azione è la concorrenza sleale. Ci sono varie ipotesi di concorrenza sleale, l'accertamento negativo della contraffazione di nullità, anche in questo caso sono, diciamo, le ho elencate tutte per onere e dovere di completezza, però insomma le azioni principali su cui è bene concentrare l'attenzione sono sicuramente l'azione di nullità, decadenza e contraffazione. Partendo dalle azioni di nullità, è ovviamente in questo caso è onere di provare la nullità del titolo da parte di chi impugna il titolo, quindi io ritengo che Tizio ha registrato un segno che è carente della capacità distintiva, che è uno dei requisiti di validità del marchio, io che agisco in giudizio dovrò dimostrare effettivamente, ho l'onere di provare in giudizio che quel marchio è carente della capacità distintiva, quindi della sua capacità di distinguere determinati prodotti o servizi rispetto ai prodotti e servizi di altri imprenditori. Queste azioni in nullità spiegano un'efficacia erga omnes, se viene dichiarata la nullità, questo è un passaggio importante per cui da registrare a mio avviso, per cui se un titolo, un marchio viene dichiarato nullo, sarà nullo nei confronti di tutti. Se a fronte di una domanda di nullità invece il giudice, il tribunale dovesse accertare invece la validità di quel marchio, la validità solo un'efficacia inter partes, solo tra le parti. Ci potrebbe essere un terzo che successivamente agisce per la nullità del marchio ed effettivamente dimostra la nullità magari per delle ragioni che il soggetto precedente non aveva sollevato. Solitamente cosa avviene quando il cliente titolare di un marchio agisce in giudizio per la contraffazione, subisce di sovente una domanda riconvenzionale di nullità, quindi per lo più sono dovute alle azioni di nullità, si incontrano nella prassi proprio in virtù di queste domande riconvenzionali o in via di eccezione. Non è vero che il mio prodotto o il mio segno è in contraffazione del tuo diritto di marchio, anche perché il tuo diritto è nullo oppure è decaduto. Ci sono due ipotesi di nullità, la nullità assoluta, prima ce ne parlava anche, facevo un cenno alla dottoressa Besati, la nullità relativa, quindi una nullità assoluta, ad esempio la carenza della capacità distintiva. In questo caso chiunque vi abbia interesse, come vi dicevo, anche un concorrente che si vede, ad esempio, vede un proprio concorrente che ha registrato il marchio Bitter per alcolici o il marchio Jeans per pantaloni, effettivamente ritiene che quel marchio sia carente della capacità distintiva, che sia comunque un ostacolo alla propria possibilità di menzionare Jeans o di menzionare Bitter in alcuni contesti, agisce chiedendo la nullità per carenza della capacità distintiva. Viceversa, ci sono altri casi di nullità relativa in cui è solo il soggetto titolare di un marchio anteriore che può agire contro il titolare di un marchio successivo, come nel caso che vi ho qui riportato, in cui Ralph Lauren ha agito contro un contraffattore che aveva depositato il marchio italiano Ralph Sport chiedendone la nullità. In quel caso, nullità relativa, solo Ralph Lauren, in qualità di titolare di un marchio anteriore, poteva agire nei confronti di Ralph Sport. Prima anche la dottoressa Besati ha fatto cenno alle caratteristiche di cui deve essere dotato un marchio, deve essere nuovo, quindi diverso dai marchi anteriori in relazione a determinati prodotti o servizi, deve essere dotato di capacità distintiva, quindi una sua ontologica capacità di connotare determinati prodotti e servizi e di distinguerli dai medesimi prodotti e servizi che vengono commercializzati sul mercato da altri imprenditori, da altri soggetti, non deve essere contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume. E qui ho ritenuto di riportarvi alcune sentenze rispettivamente per contrarietà alla legge, il marchio, la parola veggente, forse l'unico caso che si registra ad oggi in Italia, per contrarietà all'ordine pubblico di diciture quali Ducer, Der Führer, Ein Volk, che sono state ritenute quindi contrarie all'ordine pubblico, e il segno A Style, che invece è stato ritenuto in via cautelare, quindi non in via definitiva, da due tribunali, peraltro in modo diverso, come un segno contrario al buon costume, perché a dire del primo tribunale riproduceva in qualche modo un compimento di un atto sessuale, per cui è stato ritenuto contrario al buon costume. Cosa che invece non ha ritenuto il Tribunale di Bari qualche anno dopo.
per quanto riguarda i brevetti, fino adesso abbiamo parlato di marchi, il brevetto invece può anch'esso essere ritenuto nullo. Anche il brevetto, intesa come una soluzione tecnica e innovativa ad un determinato problema, anche queste, i brevetti per invenzione possono essere nulli qualora non siano nuovi, nel senso che siano anticipati da altri trovati, non siano dotati di un'attività inventiva, nel senso che rispetto alla prior art, una parte di questa prior art, quindi di invenzioni già divulgate, effettivamente anticipo ed è molto vicino, quindi non consente all'invenzione che si deposita di avere quello scarto inventivo tale da risultare valido, oppure non è atta l'invenzione ad avere un'applicazione industriale, si pone più nel campo della conoscenza, dei principi, delle teorie, e anche in questo caso viene richiesta la liceità, la non contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume. È necessario, giusto per inquadrare l'istituto anche brevemente delle invenzioni, è necessario che ci sia una descrizione. Per chi non lo sapesse, il brevetto è come il marchio, un titolo, un monopolio che ha una durata prestabilita pari a 20 anni, ma che è pensato, la ratio dell'invenzione è proprio quella di consentire poi all'esperto del ramo, scaduto il termine dei 20 anni di monopolio, di riprodurre l'invenzione. Per cui nell'attestato, nel documento brevettuale, il soggetto, l'esperto del ramo, deve poter leggere la descrizione, vedere i disegni, leggere le rivendicazioni che, diciamo, è il cuore del brevetto, così da poterlo riprodurre. Qualora non sia nuovo, non sia dotato di attività inventiva, di applicazioni industriali o per gli altri motivi che ho qui elencato, anche la privativa brevettuale potrà essere dichiarata nulla. Anche in questo caso, di sovente, il titolare di un brevetto, per invenzione, che agisce in giudizio per contraffazione perché trova sul mercato un prodotto che riproduce le caratteristiche tecniche rivendicate nel brevetto, l'asserito contraffattore si difenderà dicendo: no, non è vero, il mio prodotto è diverso da quanto tu rivendichi nel tuo titolo brevettuale, e in ogni caso il tuo titolo brevettuale è nullo. Quindi spesso anche l'azione di nullità, anche nella materia dei brevetti, si affronta in virtù di domande riconvenzionali. Sull'efficacia delle azioni di nullità c'è questa ipotesi particolare dell'articolo 77, per cui effettivamente se un titolo è nullo, una domanda che ci viene talvolta sottoposta dai clienti, dire: bene, ma se poi all'esito di un giudizio il mio marchio, il mio brevetto dovesse essere ritenuto nullo, cosa accade a quei contratti di licenza che io ho stipulato in forza di quel marchio, in forza di quel brevetto? In generale la domanda è piuttosto spinosa, perché l'efficacia retroattiva di una sentenza di nullità in qualche modo può andare a pregiudicare quei rapporti già in essere. L'articolo 77 del codice ci dice: attenzione, non va a pregiudicare gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione, perché ad esempio io con un brevetto che ritenevo essere valido ho agito in giudizio per contraffazione, e a quel punto la sentenza che ha accertato la contraffazione è fatta salva. Per quanto riguarda i contratti, solo in materia brevettuale, attenzione, i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente il passaggio in giudicato di una sentenza che poi ha accertato la nullità, non vengono travolti, ma al soggetto che ha pagato delle royalty in virtù di quel titolo che era ritenuto valido e poi è stato dichiarato nullo, spetta un equo rimborso. Anche nelle azioni di decadenza, che ora vedremo quali sono le ipotesi, chiunque vi abbia interesse, se un marchio ritengo non essere utilizzato e io ho interesse in qualità di concorrente a far accertare la decadenza per mancato uso, posso sicuramente agire in giudizio. Anche in questo caso un'efficacia molto ampia contro la sentenza che accerta la decadenza avrà un'efficacia erga omnes. In questo caso non retragisce fino al momento del rilascio, ma al momento in cui si è verificata la causa di decadenza. E salvo l'ipotesi dei marchi, per il mancato uso c'è un'inversione dell'onere probatorio, nel senso che se io agisco dichiarando che un determinato marchio non è stato utilizzato, a quel punto sarà il titolare del marchio asseritamente non utilizzato che dovrà provare l'uso.
perché è più facile, viceversa sarebbe una sorta di probatio diabolica. Però salva questa ipotesi che ne rappresenta un'eccezione, l'onere probatorio è sempre in capo a chi impugna il titolo. Entriamo nel merito delle azioni di decadenza. Quando è che, ad esempio, il marchio decade? Poi vi ho citato anche due esempi in materia brevettuale. Il caso più noto è la volgarizzazione. Un marchio perde la sua capacità distintiva e diventa un nome generico per contraddistinguere determinati prodotti o servizi. Il marchio diventa successivamente illecito o per contrarietà alla legge e all'ordine pubblico, oppure perché ad esempio risulta decettivo, o terzo caso non viene utilizzato. Come vi ho anticipato, il marchio deve essere utilizzato. Se non viene utilizzato può essere dichiarato decaduto. Mentre nel caso dei brevetti, una delle cause di decadenza è la mancata attuazione, il mancato pagamento. Casi di volgarizzazione, se uno pensa a Premaman per vestiti, Cellophan, Nylon, Clarks o Aspirina, sono tutti marchi che sono stati oggetto di azioni di decadenza per volgarizzazione, proprio in quanto chi agiva con l'azione di decadenza o chi magari aveva subito un'azione di contraffazione poi in replica asseriva la decadenza di questi marchi, dicevano hanno perso la loro capacità di contraddistinguere determinati prodotti e servizi come provenienti da una specifica impresa, ma sono diventati dei termini generici per contraddistinguere una categoria di prodotti. Prodotti Premaman non si intende i prodotti specifici che provengono da una determinata impresa, ma si intendono genericamente tutti i prodotti che vengono utilizzati dalle donne in gravidanza, e così anche per Cellophan Nylon. In realtà alcuni, in particolare Clarks e Aspirina, sono riusciti a resistere a queste domande di decadenza per volgarizzazione, altri invece effettivamente sono stati dichiarati volgarizzati, per cui hanno perso la capacità distintiva. Altro esempio, ho ritenuto di portarvi qualche esempio di decadenza per mancato uso. Un esempio che ha fatto molto discutere è il caso Lambretta, che è stato dichiarato decaduto per mancato uso, anche se nella popolazione era rimasto il ricordo. La Cassazione, in generale la giurisprudenza sul punto è molto chiara, deve trattarsi di un uso genuino, un uso effettivo. Viceversa c'è il rischio che il marchio, come nel caso del marchio Lambretta, che tutti ricordano, ma non basta il ricordo diffuso per il pubblico, ciò che conta è l'uso effettivo. E quindi è stato dichiarato decaduto per mancato uso. Arriviamo alle azioni di contraffazione, di cui vi ho già anticipato, insomma sono le azioni avviate dal titolare di un diritto di marchio, di un diritto di brevetto, da un diritto di design, di un modello o di un diritto d'autore, in quel caso appunto un'azione di plagio del proprio diritto d'autore, possono essere avviati sia dal titolare ma anche dal licenziatario con il consenso del titolare, e devono essere e sono diciamo rivolte non solo contro chi commercializza quel prodotto in contraffazione o quel prodotto che riproduce il segno in contraffazione del mio diritto di marchio, ma possono estendersi le azioni di contraffazione anche nei confronti di chiunque intervenga nella distribuzione dei prodotti stessi. Quindi non solo chi lo produce, ma anche chi appone il segno, ma anche chi distribuisce il prodotto. Quindi posso citare in giudizio tutta la catena. In questo caso ovviamente è il titolare che deve dimostrare la contraffazione. Quali sono le domande che il titolare rivolge al tribunale? Sono solitamente la domanda di inibitoria, quindi il giudice inibisce la possibilità a quel soggetto di utilizzare quel segno o altri segni che siano simili, identici o confondibili con il mio diritto di marchio. Giudice accerta, dichiara la contraffazione e per l'effetto dispone il ritiro dal commercio dei prodotti, la distruzione di questi prodotti successivamente al ritiro dal commercio, sequestra i prodotti così che l'asserito contraffattore non possa più farne uso, dispone una penale per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento o per ogni inadempimento,
pubblica la sentenza su determinati giornali a tiratura nazionale, di solito si chiede la pubblicazione anche per estratto sul Corriere Sole 24 Ore, e infine accerta il risarcimento del danno, e qui entreremo su una parte a voi sicuramente molto cara, perché poi spesso diciamo i dottori commercialisti vengono anche chiamati come consulenti tecnici per quantificare effettivamente il danno patito da un soggetto, e vedremo brevemente alcuni casi. Proprio vi ho parlato di alcuni esempi di azioni di nullità, di azioni di decadenza anche per mancato uso o per volgarizzazione. Questo è un caso tipico brevettuale in cui era stata depositata come brevetto per invenzione una tasca posteriore di un modello di jeans, cosiddetta tasca tridimensionale, che consentiva di dare maggiore rotondità al prodotto in quella specifica parte ed evitare un effetto di schiacciamento, quindi una soluzione inventiva ad un problema tecnico. Effettivamente quel modello di tasca, che era appunto stato depositato come brevetto per invenzione, è stato riprodotto da un concorrente, e il giudice ha accertato effettivamente che l'attività di produzione, offerta in vendita, detenzione, costituiva contraffazione dei diritti di brevetto della ricorrente, ha inibito la prosecuzione dell'attività illecita, come vi dicevo ha disposto una penale per ogni giorno dal provvedimento in poi, quindi per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo, e ha condannato anche a pagare, diciamo, il contraffattore una somma a titolo di risarcimento del danno. Qui ho riportato un altro esempio, in questo caso parliamo di design e quindi di un diritto che va a tutelare la forma di un determinato prodotto, la sua struttura, le sue forme, la superficie, però per facilità diciamo che se il marchio è un segno che viene apposto su un prodotto, e quindi quando parliamo di marchi parliamo di segni distintivi, se il brevetto ha ad oggetto una soluzione tecnica, brevetto per invenzione, quindi una particolare soluzione tecnica nuova, inventiva rispetto a un problema che si pone, il design è quello che va a tutelare la forma. In questo caso Stella McCartney aveva effettivamente agito sulla base della forma del proprio prodotto, registrato come diritto di design, che ha una durata limitata, il marchio potenzialmente limitato, il brevetto pari a 20 anni, il design 5 anni rinnovabile per un massimo di 5 volte, per cui massimo 25 anni, agito in giudizio, ed è stato interessante che il tribunale in quell'occasione ha riconosciuto anche una posta risarcitoria specifica, perché il contraffattore ledeva, realizzando dei prodotti in pelle, aveva anche leso quell'immagine eco-friendly o animal-friendly tipica del brand, e quindi aveva arrecato anche un danno d'immagine che era stato quantificato in quell'occasione in 30.000 euro, perché si trattava di una contraffazione piuttosto limitata. Questo è un altro caso interessante che ho tenuto a citare, perché il design, quando si tratta di un design di particolare pregio, dotato di un particolare carattere creativo e di un particolare valore artistico, e per valore artistico si intende quando il prodotto riesce ad essere apprezzato dagli ambienti culturali, riesce ad esempio ad essere esposto in particolari musei prestigiosi, viene pubblicato su riviste di settore, insomma in qualche modo supera una determinata soglia di apprezzamento, allora il design di un prodotto può anche beneficiare della tutela autorale, che è fino a 70 anni post mortem auctoris, e in questo caso in un boot sono stati effettivamente riconosciuti come opere dotate di particolare valore artistico, in ragione del fatto che avevano profondamente mutato la concezione estetica dello stivale dopo sci, ed erano stati esposti anche al Museo del Louvre, identificati come uno dei 100 più significativi simboli del design del XX secolo a livello internazionale, quindi beneficiano di una tutela autorale che supera questi 25 anni, come vi dicevo prima, della tutela del design, e hanno ottenuto in quel caso anche giustizia e tutela nei confronti di un contraffattore che aveva pubblicizzato un dopo sci la cui forma era effettivamente molto simile a quella dei moon boot. Giungiamo alla parte
conclusiva del mio intervento all'azione del risarcimento del danno, sicuramente per voi di grande interesse, perché spesso, diciamo, vi è una sinergia anche tra le nostre professioni, proprio per aiutarci a quantificare correttamente il danno. L'azione risarcitoria ha quale funzione principale? Quella di ristorare il titolare del diritto del mancato guadagno, cioè del danno patito. Ha la funzione anche di costituire un deterrente alla contraffazione. Spesso ci si interroga anche con il cliente: vale la pena o non vale la pena agire in giudizio per tutelare il proprio diritto di marchio, di brevetto, di design? La risposta a volte è sì, vale la pena, anche perché in qualche modo si comunica al mercato che il titolare del diritto è attento a evitare che sul mercato prolifino delle contraffazioni del proprio diritto. Quindi non è da vedere, diciamo, l'azione di contraffazione in generale, non è da considerare come estrema ratio, ma talvolta anche per lanciare un messaggio chiaro al mercato, come a dire: io titolare dei miei diritti sono molto attento, vigilo il mercato e se scopro delle ipotesi contraffattorie agisco senza esitazione. Le voci da risarcire sono sostanzialmente due, cioè il danno emergente e il lucro cessante, di cui magari avrete già sentito parlare. Il danno emergente consiste sostanzialmente nelle spese che sono state vanificate dall'illecito, come possono essere le spese pubblicitarie oppure delle spese per accertare la condotta contraffattiva, quindi un'attività di accertamento della contraffazione, consulenze o pubblicità riparatorie per andare a riparare la condotta illecita che si è accertata. Il lucro cessante solitamente è il mancato guadagno del titolare del diritto. Facendo un esempio, un produttore di magliette che recano un determinato marchio, questo marchio è oggetto di contraffazione, vengono rinvenute sul mercato alcune magliette con un segno simile al marchio di cui il nostro cliente è titolare. Ovviamente il cliente subisce una contrazione delle vendite, perché una parte dei consumatori si dirigono ad acquistare il prodotto del contraffattore, quindi si calcola il mancato profitto ed effettivamente viene risarcita quel delta di mancate vendite. Il codice prevede la possibilità che il giudice esegua anche una valutazione e individui una somma complessiva in via equitativa, e in questo caso la somma comunque non dovrà essere inferiore all'importo che il contraffattore avrebbe dovuto pagare se avesse domandato al titolare del diritto una licenza. Terza ipotesi, che è alternativa al lucro cessante, nella misura in cui questi utili del contraffattore superano la soglia del lucro cessante come l'abbiamo poc'anzi quantificata, è appunto la restituzione degli utili. È stata introdotta soprattutto nell'ipotesi in cui il contraffattore risulta anche più efficiente del titolare del diritto. Il titolare del diritto non ha particolari contrazioni nelle vendite in virtù della contraffazione posta in essere da un soggetto terzo, per cui in quel caso non ci sarebbe, applicando solo la prima parte dell'articolo 125 del codice, non ci sarebbe un danno risarcibile, però il codice ha inserito proprio questa possibilità di andare a quantificare gli utili realizzati dal contraffattore, che dovranno essere comunque restituiti. Come faccio a quantificare gli utili? Chiederò l'esibizione, ad esempio, delle scritture contabili dalle quali evince effettivamente quanti prodotti in asserita contraffazione in contraffazione sono stati effettivamente venduti. Questo è l'articolo 125 a cui facevo cenno prima. Come vengono calcolati gli utili? Vi ho riportato un esempio, cioè contraffazione di un brevetto che copre solo una parte del prodotto. Gli utili da restituire saranno solo la differenza tra gli utili realizzati dal contraffattore vendendo quel prodotto meno quelli che avrebbe comunque realizzato vendendo il prodotto senza quella specifica parte in contraffazione. Vi ho riportato un caso molto noto sul letto Natalie di Flo, tutelato sia prima come design e poi con la disciplina del diritto d'autore, la cui forma con questi cuscini reclinabili con l'accetto sul lato è stata oggetto di appunto tutela col diritto d'autore. C'è stata una CTU
per quantificare il danno che Flu aveva subito in virtù della contraffazione ad opera di Mondo Convenienza con il letto Max, che vedete riprodotto in basso. In questa valutazione il CTU, un vostro collega, è andato effettivamente a vedere quello che è il fatturato, è andato a vedere l'utile, il mancato profitto del titolare del diritto, una perdita di valore complessiva del prodotto, un eventuale danno d'immagine perché si tratta di un prodotto di eccellenza, sono andati a quantificare anche i costi di una campagna pubblicitaria riparatrice, hanno impostato un equo royalty, insomma alla fine il tribunale ha liquidato una somma tutt'altro diciamo esigua, andando a sviscerare anche le questioni della perdita di valore dell'asset, e ha poi disposto le misure che abbiamo visto prima: inibizione, ritiro dal commercio, distruzione penale per la violazione ogni giorno di ritardo. Arriviamo infine all'azione di contraffazione tipica della materia industrialistica, cioè quella urgente. Posso agire anche in via d'urgenza richiedendo delle misure cautelari, che possono essere quella, la misura della descrizione, quindi che è volta a precostituire la prova. Non sono sicuro che il mio brevetto, o solo degli indizi circa il fatto che il mio brevetto sia oggetto di contraffazione ad opera del mio concorrente, degli indizi perché ad esempio ho rinvenuto solo un volantino in cui il mio concorrente riproduce quel prodotto che a mio modo di vedere al cui interno in qualche modo c'è l'invenzione da me protetta, chiedo al giudice un provvedimento di descrizione per accedere presso la sede del concorrente e verificare se effettivamente quel prodotto riproduce le caratteristiche che io ho rivendicato nella mia domanda di brevetto. Oppure chiedo il sequestro, sempre in via cautelare, ho timore che il concorrente contraffattore disperda i prodotti, magari ricevendo dopo la prima lettera di diffida fa sparire tutta la merce in contraffazione, allora chiedo un sequestro per sottrarre il contraffattore dalla disponibilità di quei prodotti. Ancora posso chiedere l'inibitoria che abbiamo visto anche prima o l'ordine di ritiro dal commercio. Sono tutte delle misure, come vi dicevo prima, molto efficaci, molto penetranti, ma che vengono concesse perché ovviamente, come potete intuire, le questioni sono relativa alla proprietà industriale e intellettuale, sono di sicuro valore e molto sensibili, per cui vengono concesse di frequente questo tipo di misure cautelari. L'ultimo esempio che vi ho portato nel caso di una contraffazione posta in essere da un soggetto cinese del marchio di forma Vara, che è quella fibbia di Ferragamo, effettivamente erano state commercializzate, realizzate e commercializzate dei modelli di scarpe che riproducevano questa fibbia che era oggetto di una registrazione come marchio di forma. Ferragamo ha agito in via d'urgenza davanti al Tribunale di Milano e ha ottenuto il sequestro dei prodotti, l'inibitoria, la prosecuzione della condotta illecita, la pubblicazione anche in quel caso del provvedimento cautelare su alcuni giornali. Importante ricordare che quando si agisce in via d'urgenza si possono ottenere le misure che abbiamo poc'anzi visto, anche il ritiro del commercio ovviamente, ma non posso ottenere delle somme a titolo di risarcimento del danno, che potrò ottenere solo all'esito di un giudizio di merito. Io con questo ho terminato il mio intervento. Ringrazio l'avvocato Pozzi, dicevo, e avete potuto apprezzare quanti e quali sono le forme di tutela che intervengono in materia di violazione dei diritti di marchio, brevetto e di proprietà intellettuale. Direi che adesso è il caso di vedere anche quelle che sono le forme di tutela che vengono messe a disposizione degli imprenditori anche in materia di circolazione delle merci contraffatte. E l'avvocato Federico Caruso infatti ci parlerà di tutela penale, ovviamente anche di tutela penale e doganale per quanto riguarda i diritti di proprietà industriale ed intellettuale, altro punto molto importante da considerare nel perimetro di tutela che viene
messo a disposizione delle singole aziende. Pertanto cedo la parola all'avvocato Caruso. Grazie mille. Adesso provo anche io a condividere la mia presentazione. Abbiamo visto un po' come nasce il marchio, come sorge il diritto di marchio attraverso la registrazione, soprattutto a livello internazionale, e abbiamo visto anche un po' qual è la tutela del marchio in sede civile. Per chiudere il cerchio, per capire un po' come sfruttare il marchio, come proteggere il marchio e in generale i diritti di proprietà intellettuale industriale, è necessario ragionare anche su quelli che sono gli altri strumenti di tutela, come la tutela penale, la tutela doganale, che però presuppongono l'intervento di autorità pubbliche, perché la tutela penale ovviamente in Italia soprattutto è appannaggio dell'autorità giudiziaria, del pubblico ministero, che ha il monopolio per l'esercizio dell'azione penale, e nel caso della tutela dei diritti di proprietà industriale a livello doganale c'è un'iniziativa del titolare, ma diciamo che l'attività concreta è molto rimessa al controllo delle autorità doganali, quindi di chi controlla un po' i confini, le merci in entrata all'interno non soltanto del territorio italiano, ma del territorio dell'Unione Europea in generale. Partiamo subito dalle norme, non voglio annoiarvi troppo, dei riferimenti normativi. Il primo reato, partendo proprio dalla tutela penale, è quello che riguarda la contraffazione e l'alterazione dell'uso dei segni distintivi e poi di opere dell'ingegno di altri prodotti industriali. Il collega Pozzi ci ha parlato anche di questioni attinenti alla tematica dei brevetti o del design. Concentriamoci un attimo appunto sui marchi. E il reato di contraffazione, una fattispecie che invece riguarda appunto proprio la contraffazione del marchio, è quella dell'articolo 473 del codice penale, che prevede delle specifiche sanzioni per chi contraffa o altera dei marchi o dei segni distintivi, sia nazionali sia esteri, che sono apposti su prodotti. Non soltanto chi li contraffa, ma anche chi fa uso di tali marchi o di segni contraffatti o alterati. Quindi chi produce il prodotto contraffatto, ma anche chi ne fa uso, quindi lo commercializza, lo diffonde sul territorio, quindi ne fa un uso soprattutto a livello commerciale. Ciò è confermato anche da altre due previsioni normative, che sono quella dell'articolo 474, che fa riferimento ad una fattispecie ancora più particolare, che è quella dell'introduzione nello Stato e il commercio all'interno del territorio dello Stato di prodotti con segni falsi, quindi non è tanto la contraffazione o l'alterazione o l'uso in generale, ma proprio l'introduzione all'interno del territorio, la fattispecie penale, appunto il fatto tipico che viene perseguito penalmente, oltre alla detenzione appunto di questi prodotti che sono stati introdotti sul territorio dello Stato in maniera illecita, appunto commettendo un reato, e tale detenzione avviene per la vendita o per la messa in circolazione. Un'ulteriore fattispecie è quella della vendita di prodotti industriali con segni mendaci, quindi che un po' si sovrappone a quella del 474 e del 473 del codice penale. Quindi diciamo che le norme ci sono dei fatti tipici, sono dei reati specifici, e bisogna capire qual è un po' il bene giuridico che viene protetto, perché il legislatore penale ha voluto introdurre delle disposizioni proteggano dalla contraffazione o comunque dall'alterazione di segni distintivi, di segni mendaci. Il bene giuridico di riferimento è la protezione della fede pubblica. Dovete pensare che il reato di contraffazione è senso lato assimilato ad altri reati di falso, come il falso in atto pubblico, come tutti gli altri reati che appunto possono riguardare la fattispecie di falso nella sua accezione più ampia. Qui vi riporto un estratto di una sentenza, la massima di una sentenza del 73, è appunto giusto perché per testimoniare quanto sia consolidato l'orientamento giurisprudenziale, anche se negli ultimi tempi si è fatta strada un'ulteriore ricostruzione della fattispecie o comunque di ciò che riguarda poi la protezione intesa come protezione del bene giuridico, che è quella della
tutela dell'economia pubblica e della tutela dei consumatori o tutela del patrimonio d'impresa, cioè non è soltanto proteggere dal falso, ma è anche proteggere il consumatore, proteggere l'economia pubblica e soprattutto proteggere l'attività di impresa e soprattutto la libertà e di iniziativa economica da quelli che sono i tentativi abusivi che in genere vengono chiamati appunto free riding o comunque tentativi di appropriazione di segni distintivi o comunque di quella che è l'attività di avviamento che confluisce nel segno distintivo stesso. Questo è un esempio per farvi capire come anche in altri settori dell'ordinamento si abbia sempre più a cuore comunque il ruolo della protezione del consumatore e del fatto di non dover veicolare messaggi ingannevoli sia comunque sempre più primario come, come scopo della legislazione. È dato appunto dall'articolo 21 del codice del consumo, che prevede come azione ingannevole, qualifica come azione ingannevole l'attività di commercializzazione di un prodotto che in genere confusione con prodotti, marchi, denominazioni sociali di utilizzati legittimamente da concorrenti. Proprio per questo, proprio perché l'azione di la protezione dei diritti di proprietà industriale, dei marchi, dei segni distintivi non risponde soltanto ad un interesse privatistico, non corrisponde soltanto a quello che è l'attività dell'impresa, ma anche a quella che riguarda ciò che riguarda appunto una protezione di interessi più diffusi e generalizzati. È previsto che l'azione volta a ottenere la dichiarazione di nullità o decadenza di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata non soltanto da chiunque vi abbia interesse, ma anche dal pubblico ministero, che quindi è il soggetto che esercita l'azione penale. E prima addirittura l'intervento del pubblico ministero era obbligatorio, per cui banalmente un atto di citazione per ottenere per instaurare un giudizio volto a ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio o di un brevetto doveva essere notificato anche alla procura della Repubblica competente per consentire l'intervento da parte del pubblico ministero. Per cui, l'aspetto pubblicistico ha sempre avuto un ruolo nell'ambito della tutela della proprietà industriale, della proprietà intellettuale. E, parlando proprio sempre della necessità di fornire delle informazioni trasparenti e soprattutto di non, appropriarsi di messaggi e che sono sottesi a marchi o comunque diritti di proprietà industriale, è prevista una sanzione penale che poi è stata depenalizzata e diventata una sanzione amministrativa che mira a reprimere le condotte di chi tende a far credere in maniera non conforme al vero, non corrispondente al vero, che un prodotto sia oggetto di brevetto, di protezione brevettuale, oggetto di protezione come marchio o come modello. È il classico caso di chi appone la R nel cerchietto, all'interno del cerchietto, facendo credere che un determinato logo, un determinato disegno, una determinata parola sia protetta come marchio, quando invece non è così. Un'altra sanzione amministrativa è prevista per chi invece utilizzi un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla. Con il collega Pozzi avete visto l'azione di nullità che si può proporre per ottenere la nullità di un marchio. Qualora il giudice pronunci la nullità del marchio, dichiari un marchio nullo, questo marchio non potrà più essere registrato, non potrà essere utilizzato legittimamente, e quindi l'eventuale uso dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ne dichiara la nullità corrisponde ad una sanzione amministrativa che prima però aveva una sua perseguibilità anche a livello penale. Tornando a quelle che poi sono le fattispecie vere e proprie, quindi reati di contraffazione, di utilizzo di segni mendaci, cercando di puntualizzare, di mettere a fuoco più che altro la possibilità di esperire la tutela penale proprio per il settore dei marchi. La domanda è: la tutela è limitata solo ai marchi registrati? Secondo la giurisprudenza, tendenzialmente sì, è necessario che il marchio sia oggetto di registrazione. Cioè,
il segno distintivo può anche non essere registrato, la denominazione sociale o comunque anche uno stesso marchio può non essere oggetto di registrazione e in Italia può ottenere delle forme di protezione che sono piuttosto limitate. Però per fare in modo che il pubblico ministero possa esercitare l'azione penale e che un giudice penale possa pronunciare una sentenza di condanna nei confronti del contraffattore, è necessario che il marchio sia oggetto di registrazione. Questo, diciamo, secondo una giurisprudenza relativamente recente, anche se diciamo, non mancano degli orientamenti che sono un po' che si discostano un po', perché per esempio una recentissima sentenza della Cassazione penale ha detto che non è necessario che venga approvata la registrazione, ma da parte comunque del soggetto offeso, mettiamo da parte del titolare del marchio o da parte del pubblico ministero, cioè il pubblico ministero non deve chiedere al titolare e produrre in giudizio il certificato di registrazione di marchio, quando c'è per esempio una specifica testimonianza di un soggetto munito di una specifica competenza in materia. Nel caso di specie insomma, il caso oggetto del giudizio della Corte di Cassazione, si trattava di un dipendente dell'ufficio delle dogane. È un esempio che ci tornerà utile dopo, perché appunto le autorità doganali, quando controllano le merci in entrata, devono avere a disposizione invece la documentazione. Nel caso di specie, nel procedimento penale, era stato chiamato a testimoniare un dipendente dell'ufficio delle dogane che aveva confermato, sì, aveva detto che i diritti di marchio erano oggetto di registrazione, per cui si poteva parlare di marchio registrato. Addirittura, secondo un'altra sentenza ancora più recente, quando si parla soprattutto di marchi di larghissimo uso e tendenzialmente di marchi dotati di una certa rinomanza, è possibile addirittura presumere che ci sia una registrazione, perché c'è una sorta di inversione dell'onere della prova, perché secondo questa sentenza della Corte di Cassazione l'onere di provare l'insussistenza dei presupposti per la protezione del marchio grava su chi deduce l'insussistenza dei presupposti, quindi la mancanza di una registrazione di marchio. Nelle presentazioni precedenti avete visto esempi di marchi famosissimi, Apple, ma anche Ferragamo o McDonald's sono quelli che mi sono rimasti più in mente, ma ce ne sono tantissimi altri. Verosimilmente nel caso di marchi così noti e utilizzati in così larga misura è possibile che questo principio operi, quindi non è necessario produrre il certificato di registrazione del marchio, dovendo al contrario essere l'imputato in questo caso a dover dimostrare che la registrazione manca, che la registrazione non c'è. Visto che abbiamo parlato di tutela della fede pubblica, tutela del consumatore, tutela dell'economia pubblica e così via, c'è da chiedersi un'altra cosa. Quando si parla ad esempio di falsi che sono evidentemente falsi, cioè sono dei falsi che non lasciano spazio a dubbi, si capisce chiaramente che si tratta di una merce contraffatta, siamo comunque di fronte a reati? Questa è una domanda che diciamo sembra essere, come dire, un po' banale, ma terrorizza i giuristi, perché ci sono delle, soprattutto in passato, c'erano delle teorie che erano quella del falso d'autore, del falso grossolano, che riguardano o il cosiddetto falso d'autore, che è quello in cui l'autore dichiara comunque chi pone in commercio il prodotto recante il segno contraffatto, dice non si tratta di un prodotto autentico, è chiaramente un prodotto contraffatto, quindi io te lo dico chiaramente, non sto cercando di ingannarti, è un caro consumatore, io sto deliberatamente copiando, sto copiando bene. Il falso grossolano è nel caso, adesso vi faccio vedere un'immagine, diciamo, penso sia anche abbastanza divertente vedere Dolce & Gabbana che diventa Dance & Gabriel o Chanel che diventa Chance o Chamel numero 5, sono dei falsi che sono chiaramente grossolani, non c'è nemmeno un avvicinamento alla composizione verbale o fonetica del marchio, ma c'è una chiara evocazione,
In questo caso, sebbene a metà degli anni 2010 ci siano state delle sentenze che hanno detto, che hanno un po' riabilitato il falso grossolano, dicendo non si può trattare di reato perché è un reato impossibile, cioè non c'è una idoneità offensiva della, della condotta, ultimamente l'orientamento che è stato diciamo che si è consolidato è quello di riconoscere la come dire, l'illiceità penale anche nel caso di falso grossolano. E vi dico che c'è una che non è una fattispecie da trascurare, perché l'anno scorso, ad esempio, un caso che mi è capitato di seguire, per conto di una società internazionale, c'era stato un sequestro, la cliente non voleva agire, soltanto che la difesa degli imputati aveva, con dovizia di particolari e di argomentazioni, aveva come dire, riportato in auge di fronte al giudice di primo grado tutta la teoria del falso grossolano, del reato impossibile, dell'indegnità della condotta essere offensiva, e lì è stato necessario poi accedere agli atti, svolgere delle attività difensive per evitare, appunto, per sostenere anche l'attività istruttoria e comunque argomentativa da parte del pubblico ministero. Per completare, questo è un caso abbastanza noto, che è stato, diciamo, sono casi che riguardano tutti lo stesso prodotto, quello dei profumi. Questo è stato un caso che ha avuto abbastanza eco a livello mediatico, perché appunto molte case di moda e di cosmetica hanno unito le forze per cercare di contrastare questo fenomeno dei falsi d'autore. Come potete vedere, c'è scritto chiaramente, c'è un bel disclaimer che dice: questo profumo non è originale, si tratta di un falso d'autore, e peccato che siano utilizzati dei marchi che sono praticamente identici a quelli del titolare del marchio. Cosa, diciamo, cercando di dare anche delle indicazioni molto concrete, che cosa può fare il titolare di un marchio per cercare di, o marchio, ma estendiamo anche ad altri diritti di proprietà industriale, quindi design, diritto d'autore, brevetti, cosa può fare un titolare di uno di questi diritti per cercare di anche di sensibilizzare le pubbliche autorità e per cercare di fare in modo che la polizia locale, la guardia di finanza, i nuclei della polizia di Stato, dei carabinieri preposti alla lotta alla contraffazione possano, come dire, fare più attenzione, avere più strumenti per procedere all'attività anche di sequestro, quindi intervenire in via d'urgenza. Uno dei casi, appunto, quello è uno strumento di cui vorrei parlarvi, appunto, del sistema, sommariamente, quello del sistema informativo anticontraffazione, che consente ai titolari di diritti di privativa industriale di inserire all'interno di una banca dati, che poi sarà accessibile da parte della Guardia di Finanza, informazioni sui propri marchi e sui propri prodotti, indicando le caratteristiche dei marchi e dei prodotti, così che poi le autorità, appunto in primis la Guardia di Finanza, ma anche la Polizia Municipale, l'anticontraffazione, la Polizia dei Carabinieri, potranno servirsi di queste informazioni per cercare comunque di agire in maniera più efficace e di accorgersi in maniera più tempestiva di prodotti contraffatti. In maniera molto, molto concreta e molto, molto pratica è il caso dei mercatini rionali o dei negozi che vendono prodotti chiaramente contraffatti. Se la Guardia di Finanza ha a disposizione già delle informazioni, il lavoro è più facile anche per quella che è la primissima istruzione del caso e per la trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica. Poi c'è anche un altro vantaggio, che è quello che ha il titolare di essere in contatto diretto e di poter mantenere una relazione, diciamo, più continuativa, un filo diretto con le autorità, perché appunto questo sistema informativo consente una comunicazione che non va soltanto dal titolare del diritto IP alle autorità di polizia, ma anche, diciamo, al contrario. Ma quando c'è un processo penale, ho detto prima, è un processo che prevede un intervento diciamo dell'autorità pubblica, del pubblico ministero, e l'azione penale esercitata dal pubblico ministero, cosa può fare il titolare di un diritto di privativa? Ci sono delle attività importanti di sostegno, comunque, che possono anche apportare dei risultati concreti per il titolare del marchio, comunque il diritto di proprietà industriale,
che consistono essenzialmente nella possibilità di comparire, di costituirsi come persona offesa da reato, quindi svolgere delle attività difensive a sostegno del pubblico ministero, quindi produrre delle liste di testimoni, fornire delle informazioni, se non altro monitorare il procedimento, capire qual è lo stato d'avanzamento. Immaginatevi titolari di portafogli di marchi importanti come le case di moda o le case farmaceutiche o le produttori di giocattoli, di beni di largo consumo, che possono monitorare l'andamento dei procedimenti, e anzi consiglio di farlo proprio per capire un po' se i sequestri vanno a buon fine, se è il caso poi di intraprendere delle altre azioni anche a livello civile, perché nell'ambito di un procedimento penale si attraverso l'attività di indagine svolta da parte del pubblico ministero con l'ausilio delle forze di polizia è possibile rinvenire poi, diciamo, risalire a ritroso alla catena, alla filiera produttiva, e di conseguenza capire chi è il produttore, chi è il distributore, capire se ci sono degli importatori e, come dire, arrivare un po' a monte dell'attività di contraffazione e agire anche attraverso gli strumenti processuali civilistici, come abbiamo visto prima, e ottenere ancora maggiore tutela. Un altro tipo di azione che può essere fatta è diciamo, l'azione civile all'interno del procedimento penale, cioè la costituzione parte civile, soprattutto qualora si intenda ottenere il risarcimento del danno. Per la quantificazione del danno, il collega Pozzi vi ha già dato più indicazioni. La liquidazione non avviene da parte di un giudice specializzato, perché non avviene da parte della sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale Civile, ma avviene sempre da parte del giudice penale, ma i criteri che sono adottati sono analoghi a quelli che sono adottati in sede civile. Avvocato? Sì? Chiedo scusa, io per una questione di brevità di tempi purtroppo devo chiedere di andare a conclusione, in quanto vado subito a conclusione. Grazie. vi faccio vedere una soltanto una cosa. Questo è il caso più concreto che si possa avere. È l'esempio di una segnalazione da parte della pubblica autorità che arriva al nostro studio legale quando appunto ho la cliente iscritta al SIAC o quando abbiamo già intessuto dei rapporti con l'autorità giudiziaria, con le forze di polizia, e in questo caso appunto ho omesso di indicare i vari riferimenti del procedimento. Viene chiesta formalmente, il primo atto che viene chiesto è la presentazione di una perizia attraverso la quale confermare se i prodotti sequestrati, di cui vengono fornite di solito appunto delle immagini, sono dei prodotti contraffatti o sono invece dei prodotti autentici e che quindi possono essere dissequestrati. L'attività successiva che viene fatta è la predisposizione di una perizia che viene sottoscritta da parte di un diciamo, se si tratta di grandi società, da parte del responsabile interno della tutela della proprietà intellettuale o comunque di un dipendente preposto al controllo della qualità dei prodotti, che di solito conferma, quando arrivano questo genere di segnalazioni, che i prodotti sono contraffatti. La perizia viene trasmessa alla Procura della Repubblica e consente al pubblico ministero di continuare l'attività di indagine e di istruire il procedimento per farlo proseguire poi nell'eventuale fase dibattimentale. A questo punto, non so, elido la parte sulla tutela doganale, mi sembra di capire, per questioni di brevità. Va bene, per qualsiasi domanda, interrompo la condivisione dello schermo, per qualsiasi domanda ci sono anche io. Ok. Io ringrazio tutti gli intervenuti, i relatori, sono stati certamente di una professionalità palese. Mi scuso per coloro che hanno posto dei quesiti, sicuramente cercheremo di farvi rispondere magari attraverso altri canali, in quanto purtroppo oggi non riusciamo per questioni di disponibilità di piattaforma. Io quindi rinnovo i miei ringraziamenti alla dottoressa Barbara Pesati, all'avvocato Mario Pozzi e all'avvocato Federico Caruso per questa loro gentile partecipazione.
e rivolgo chiaramente un saluto a tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarci, cercando di ripromettermi di poter soddisfare tutti i quesiti eventualmente non pervenuti in un secondo momento. Ringrazio e saluto tutti quanti.